Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui dal vostro Pierre per un nuovo video. Oggi andiamo a parlare del nostro Milan, della partita che ha giocato ieri. Un Milan che ci ha veramente dato emozioni ieri. Abbiamo visto un Milan forte che reagisce. Perdeva 2-1, ha vinto, vinceva 1-0, ha vinto, perdeva 2-1 e poi ha ribaltato il risultato portando per 3-2. Un grande Milan, un grande allenatore Pioli che indovina anche i cambi che ha fatto e soprattutto con i tre pilastri il Milan secondo me può andare lontano e può anche dire la sua a fine stagione. Come abbiamo visto, sono tre punti importanti perché, nonostante tutto, la Roma e la Juventus hanno perso strada. L'unica che ha vinto in questa giornata è stata l'Atalanta. Un Milan che va a quota, resta la seconda posizione. Un Milan che se ne va a più 4, se non sbaglio, a più 4 dalla Juventus. Un Milan che sta facendo solamente una grande stagione, oltre a vedere gli ultimi 2 mesi che ha avuto dei alti e bassi, soprattutto per la sfortuna degli infortuni e delle tante partite da giocare. Ma un Milan che a me è piaciuto da tutto per quanto riguarda la reazione dopo l'uscita all'Europa League. Era soprattutto una partita difficile perché il Milan niente veniva stanca dall'Europa League. Abbiamo visto dei tre pilastri, Çalhanoğlu, Ibrahimovic, e ora sono contento per il nuovo rientro per quanto riguarda il nostro pupillo Bennacer, che insieme a Chiesito tutto fa un grande centrocampo. Ma non dimentichiamoci di Maite, che anche lui sta facendo molto molto bene insieme a Chiesito. Che sei veramente un grande giocatore che sta veramente migliorando, migliorando, e devo dire soprattutto che nella difesa l'unica pecca, l'unica cosa che non mi piace è soprattutto quei passaggi che si fanno soprattutto tra giocatore, tra difensore e portiere, e soprattutto il portiere che perde soprattutto quella cosa antipatica che è soprattutto che Donnarumma che continua a perdere sempre tempo in area di rigore, che anche rischia qualche attaccante, molto di grande qualità, potrebbe rubare il pallone, potrebbe fare gol facilmente. Ma parliamo soprattutto per quanto riguarda i singoli e per quanto riguarda soprattutto la partita. La partita tutta è stata una partita veramente equilibrata, entrambi i due lati. La Fiorentina accetta, fai soprattutto i complimenti, perché io sarei curioso di vedere questa Fiorentina contro altre squadre, non la Fiorentina che sta rischiando soprattutto di andare soprattutto in Serie B. 3 punti d'oro per quanto riguarda il Milan invece, perché vedendo soprattutto la Juventus che ha perso contro il Benevento e la Roma che ha perso contro il Napoli. Vediamo soprattutto una lotta soprattutto in Champions League per quanto riguarda Inter prima posizione, Milan soprattutto resta in seconda posizione, che soprattutto dà un po' di sicurezza soprattutto a noi rossoneri. Un Milan che darei tanti voti positivi, anche se da lotte questa giornata soprattutto ha fatto un po' desiderare. Un Brahim Diaz che ha strazi, che però stavolta in questa partita trova il gol che ci fa pareggiare soprattutto, ci fa portare sul pareggio per 2-2 e poi c'è la fantastica perla di Çalhanoğlu. Ma oltre a questo, nel primo tempo, nonostante tutto, ambi i due lati equilibrati, sono tutte le squadre equilibrate. Attacca e risposta, tutto c'è stato tra entrambi i due lati, ci sono state tante azioni, tra cui la traversa con il tacco di Pezzella sul calcio d'angolo, c'è stato anche il gol di Pulga di punizione, un bellissimo gol. La Fiorentina che continua sempre ad attaccare, poi c'è stato il Milan che prima del gol di Pulgar, Ibrahimovic ci ha fatto un gran gol con l'assist di Kjaer. Ibrahimovic ci è stato bene a mettersi in linea con tutta la difesa e a portare tutto in vantaggio il Milan, che poi è stato recuperato dal gol di punizione di Pulgar.
un gol veramente spettacolare, un po' sfortunato Donnarumma che arriva su tutto sulla traiettoria del tiro, ma non nulla può fare perché il tiro veramente è tantissimo angolato, che fa soprattutto un grandissimo gol Pulgar di punizione. Poi c'è stata tutta una reazione in quanto riguarda il Milan, con un'azione bellissima di Calhanoglu che dà su Ibrahimovic. Ibrahimovic con un pallonetto tenta di fare gol su Dragoschi, ma prende la traversa. Quindi un'altra azione importante quanto riguarda il Milan. Un Milan che ha dato una reazione che io alla fine del primo tempo pensavo che il Milan, soprattutto con la stanchezza per quanto riguarda l'Europa League, aveva avuto un incappo mentale su tutto quanto riguarda il risultato. Invece no, è reagita come un grande gruppo. Come sempre ho detto, il Milan questa stagione non ha una grande squadra ricca di campioni, ma ha un grande gruppo dove Ibrahimovic e Pioli hanno creato soprattutto una macchina da guerra. Sono quei tre titolari che danno soprattutto la forza e il coraggio di tutta questa squadra di continuare a giocarsela fino alla fine della stagione. Mi dispiace soprattutto che il Milan è uscito dall'Europa League, ma in campionato, dopo l'uscita dall'Europa League, abbiamo visto un Milan che reagisce, dimentica soprattutto il passato e vive soprattutto il presente. Vi faccio tutti i complimenti al nostro centrocampo. Per quanto riguarda che sì, Bennassari che ora è rientrato e Tomori soprattutto in difesa che sta facendo una grande stagione, è davvero da vedere e da applaudire questo grande giocatore che in difesa sta veramente chiudendo tutti gli attaccanti e sta chiudendo tutte le palle che arrivano in area di rigore. È stata tutta una grande partita, ho visto un grande Milan, sono soddisfatto di questa squadra che sta portando i valori fino alla fine della stagione. Spero di vedere la prossima stagione un grande Milan e di continuare sempre a sognare, ma prima di pensare alla prossima stagione pensiamo a finire questo campionato e a portare a casa il profumo di Champions League, la qualificazione soprattutto di Champions League e vedere quel Milan che sogniamo sempre, quel Milan del passato dove ci ha regalato tante emozioni soprattutto in Europa. Bene ragazzi, vi saluto dal vostro PPM, bella, ci vediamo alla prossima.